dico, ci dispiace tantissimo perché penso che, cioè penso, poi ditemelo voi se avete visto un Pescara diverso, con molta cattiveria, tanta voglia di giocare, penso che i ragazzi avevano fatto tutto. Purtroppo ti capita questi episodi che sono capitati e dico, ci dispiace molto perché ho visto anche squadre che perdono una o due partite e vedo stadi vuoti e qua tutto il contrario, uno stadio pieno che vuol dire che la gente è con noi. E dico, ci dispiace perché questo per un episodio ti rovina una partita che penso che l'avevamo fatto, stavamo facendo un bel lavoro. Una domanda, hai chiesto il cambio? No. Quindi è stato una, cioè, nel consenso, sì, sì. È stata una scelta della sì, no, no, stavo bene. Togliermi, perché chiaramente come sei uscito tu, forse il Pescara è calato anche tanto. No, non ho chiesto il cambio. Quindi è stata una scelta della nonna? Sì. Perché c'era un po' di cazzare tutti quanti. No. Una gran partita, per cui... Grazie. Però forse è vero che il gol è arrivato in un episodio, però voi avete calciato poco il botto, certamente. No, sicuro. Loro hanno avuto delle occasioni importantissime. Sì. Qualcosa che non fa adesso in fase offensiva, cioè. Dicevo più che altro per il senso della partita come stava andando, che mancavano penso 5 minuti e potevamo portare via questi 3 punti che tanto ci mancavano. E Diego, ci dispiace perché, come dice lei, sta andando così, un brutto momento e niente. Noi siamo i primi che vogliamo andare a tirarci fuori subito. Franco, perché questa squadra quando va in vantaggio non riesce mai a segnare questo gol per raddoppio che potrebbe facilitare poi, voglio dire, anche finale di partita? Perché è chiaro che se tu vai in vantaggio resti sempre 1-0, alla fine rischi e prendi il gol. Certo, come dico, bisogna concludere quelle occasioni che abbiamo. Oggi abbiamo creato poco, parlo anch'io personalmente. Quindi, come le dico ora, purtroppo oggi non ci è andata male, abbiamo creato poco e niente, poi ti capitano questi episodi che per non fare il raddoppio, come dice lei, ti può capitare un pareggio così. Ecco, Ferrari, il calcio di rigore è apparso molto dubbio, le sue considerazioni? In che senso dubbio? Che non c'era, dice lei? No, perché praticamente, io non l'avevo visto perché mi ero girato, però c'era Rizzo che praticamente il ragazzo la parata con la mano, diciamo, era difficile da vedere, però c'era. Forse era più un rigore quello del secondo tempo. Anche quello era rigore. Con il rigore. Anche quello era rigore, però l'arbitro ha visto un'altra cosa. Sono momenti che anche lì, come si è visto che era mano, faranno i loro ragionamenti. La tifoseria è arrabbiata su questo momento. Come caro? I tifosi sono arrabbiati. Sono stati questi fischi al 91esimo, insomma, che cosa vi sentite di dire? Perché ovviamente Pescara sta deludendo, la piazza è delusa e amareggiata. No, certo, te lo dico io che sono ultra la mia squadra, quindi sono non più quando succedono queste cose, lo sento come loro. Dico, la squadra la vedo che lavora, ci stiamo meglio sul pezzo e non riusciamo, come si è visto oggi, che purtroppo ti capita una roba che anche non hai fatto una buona partita ma stai portando via a casa 3 punti. Diciamo che ringraziamo per quello che stanno facendo, come ho detto prima, dopo un paio di partite ho visto stadi vuoti o gente che non ci segue e qua è tutto il contrario, quindi di quello siamo più che contenti, ci metteremo di più e faremo arrivare questi 3 punti il più in fretta possibile.